L'Italia è uno dei più importanti mercati mondiali per quanto riguarda il tonno in scatola, però c'è qualche problema riguardante il percorso che questo tonno fa dal mare fino ad arrivare sui nostri piatti. Voi sapete esattamente che cosa mangiate? Allora, per parlare di questo problema abbiamo con noi ospite in studio Giorgia Monti, responsabile campagna mare di Greenpeace. Buonasera. Buonasera. Allora, voi avete organizzato una campagna molto importante per la salvaguardia di questa specie, perché i consumatori spesso non sanno che cosa mangiano, dico bene? Esatto, come dicevi tu è un prodotto molto comune nelle nostre case, però in realtà cosa succede per far arrivare quel tonno nelle scatolette è un qualcosa che nessuno sa, ed è un qualcosa che è veramente importante, perché una pesca come quella del tonno, che è una delle più grandi al mondo, può avere degli impatti molto negativi sui nostri mari. In questo momento il tonno si trova in difficoltà per quanto riguarda anche il numero di esemplari o la pesca indiscriminata, alcune volte addirittura illegale? Diciamo che per esempio ci sono 8 specie usate commercialmente conosciute come tonno. Ebbene, l'anno scorso quello che è la IUCN, cioè l'Istituto Internazionale per la Conservazione del Tonno, ha dichiarato ben 5 di queste specie a rischio, chi più nel breve periodo, chi più nel largo. Il tonno pinna gialla, per esempio, che è il più comune nelle nostre scatolette, è un tonno che inizia a presentare dei seri problemi di declino, quindi bisogna fare in fretta per fare in modo che la pesca sia sostenibile e non si arrivi a una condizione critica come quella per esempio del tonno rosso del Mediterraneo. Ecco, per esempio adesso in Italia, così come in Europa, c'è garanzia di sostenibilità per quanto riguarda la pesca e lo sfruttamento di questa specie da parte delle aziende? Sì, purtroppo in questo momento in Italia non c'è ancora un tonno 100% sostenibile, un tonno che ci sentiamo, diciamo così, di raccomandare ai nostri consumatori. Perché? Perché le aziende non hanno ancora preso degli impegni precisi per garantire sia trasparenza sia che il tonno è stato pescato in modo sostenibile. Però la speranza che questo possa cambiare c'è, perché in realtà è già successo, per esempio nel mercato inglese, dove una campagna di Greenpeace iniziata qualche anno fa è riuscita a portare tutti i più grandi marchi e i più grandi supermercati a decidere di utilizzare solo tonno pescato al 100% con metodi sostenibili, come per esempio la pesca con canna. Quindi perlomeno si può parlare di consapevolezza, cioè adesso le aziende sanno che il problema esiste, perché io immagino le persone comunemente vanno al supermercato, prendono una scatoletta di tonno e senza porsi alcun tipo di problema la portano a casa e se la mangiano. Quindi l'impegno primariamente deve arrivare dalle aziende e le aziende devono avere la consapevolezza di quello che stanno facendo. Assolutamente, il problema non solo è il consumatore ignaro, ma anche un consumatore messo nelle condizioni di non poter scegliere. Noi abbiamo monitorato in ben 173 punti vendita quelli che sono i prodotti più comuni sugli scaffali, oltre 2000 scatolette sono state monitorate, e quello che abbiamo trovato è che in realtà nel 50% dei casi quello che il consumatore trova anche a volersi informare è una generica etichetta ingredienti tonno, che non dà assolutamente la possibilità di scegliere. Quindi il consumatore, anche volendo, non è in grado di scegliere se può mangiare del tonno sostenibile o meno. Esatto, è importantissimo, infatti abbiamo chiesto alle aziende di mettere sia quella che è la specie di tonno. Come tonno si possono indicare, come dicevamo prima, ben 8 specie commerciali diverse. Io voglio sapere qual è il tonno che finisce nella mia scatoletta per sapere se è un tonno che è in pericolo o meno, ma soprattutto voglio che venga indicata l'area di pesca da dove arriva questo tonno e il metodo, anche perché in questo momento è d'obbligo per legge averlo per esempio sul prodotto fresco. Quando uno va al supermercato e compra pesce fresco ha tutte queste informazioni. Quindi perché non averlo anche sulle scatolette di tonno? Avete fatto una classifica rompiscatole, l'avete chiamata così? Esatto, classifica rompiscatole, perché siamo andati a vedere appunto cosa c'è in queste scatolette e abbiamo, diciamo così, classificato quelli che sono i marchi più importanti sul nostro mercato in base agli impegni presi e in base al tonno che finisce nelle loro scatolette. Devo dire che la classifica è stata lanciata 2 anni fa, vi do una piccola anticipazione, probabilmente nelle prossime settimane lanceremo un aggiornamento. Sicuramente delle cose sono cambiate, quindi la sensibilità del settore è aumentata, alcune aziende si sono prese degli impegni, ma adesso è il momento di fare sul serio e quindi scegliere solo per metodi sostenibili. Allora, tutto questo lo potete trovare sul sito internet www.greenpeace.it, ovviamente anche sul nostro sito www.classemeto.com. approfondiamo questo tema e lo terremo monitorato anche per quanto riguarda le novità della classifica rompiscatole. A proposito di sensibilità, allora vogliamo parlare di questo
sondaggio che voi avete proposto, un sondaggio che vuole appunto cercare di capire quanto la gente è consapevole di quello che mangia, giusto? Esattamente, perché la forza dei consumatori in realtà è grandissima, chiedendo appunto alle aziende di cambiare si può veramente ottenere qualcosa. Quindi noi abbiamo fatto prima questo monitoraggio nei supermercati, abbiamo visto che le informazioni erano poche e poi abbiamo chiesto ai consumatori di dire la loro. Quindi abbiamo chiesto loro, ma insomma comprereste questo tonno se sapeste che nelle scatolette finisce un tonno che poi è stato pescato con metodi che possono anche andare ad incidere specie in pericolo come tartarughe e squali? Esatto, questa è la prima domanda, visto che comunque la maggior parte delle persone hanno risposto di no, esattamente il 97,54% delle persone. Esattamente, lo stesso numero ha risposto per esempio che non è affatto soddisfatto da una semplice indicazione come ingredienti tonno e vuole più informazioni, ma soprattutto il 99% delle risposte ci dicono che i consumatori vogliono che le imprese cambino, che adottino finalmente una politica precisa, che si impegnino a vendere tonno che non è a rischio e soprattutto che è pescato con metodi sostenibili. Certo, e tra l'altro siete andati più a fondo nella ricerca perché avete chiesto secondo appunto i consumatori, i produttori di tonno in scatola danno poche informazioni ai consumatori perché? Per pesca distruttiva, perché il tonno è a rischio, per la pesca illegale o nessun segreto? Esattamente, il punto è perché mi offrono così poche informazioni in etichetta? Cosa hanno da nascondere? Ebbene, quello che noi sospettiamo e quello che ritengono probabilmente i consumatori è che in realtà hanno molto da nascondere, perché se utilizzassero un metodo sostenibile non avrebbero problema probabilmente a scriverlo in etichetta. Ultima domanda. Al momento sul mercato italiano non esiste una marca di tonno 100% sostenibile, come poco fa ci dicevi tu. Cosa dovrebbero fare le aziende per cambiare in meglio le proprie scatolette? Sicuramente impegnarsi per avere nel 100% dei loro prodotti un tonno che è stato pescato solamente con metodi sostenibili che esistono, come il metodo di pesca con canna o soprattutto senza l'utilizzo di FAD, che sono dei sistemi di aggregazione per pesci che stanno veramente danneggiando il nostro ecosistema perché catturano molti esemplari giovani e molti esemplari di specie a rischio. Impegnarsi per una trasparenza al 100%, quindi mettere tutte le informazioni in etichetta e iniziare ad essere attivi anche a livello politico delle grandi organizzazioni per la pesca, per sostenere una diminuzione degli sforzi di pesca e la creazione di riserve marine. Perfetto, complimenti per il vostro lavoro. Vi ricordo, sul sito www.greenpeace.it trovate ovviamente tutti gli approfondimenti, anche sul nostro sito noi vi accompagniamo per quanto riguarda la tutela del nostro ambiente. Ringraziamo adesso Giorgia Monti, grazie, responsabile delle campagne mare di Greenpeace Italia, e vi auguro un buon lavoro. A presto.